Nelle mie mani è nata in un modo meraviglioso. Era una notte della scorsa estate, ero a Maiorca, avevo preso in affitto una casa proprio tutta di pietra in mezzo ad un bosco ed era appunto notte e suonavo di fronte a questa stellata e intanto ero pieno, ricolmo proprio di gratitudine nel pensare a quante cose si sono susseguite ed evolute in questi anni grazie al sogno della musica e a questa strada che si è aperta di fronte ai miei occhi quando l'ho accettata e soprattutto quando ho accolto la possibilità di viverla in un modo così particolare come quello che stiamo facendo adesso. Ed è stata proprio questa energia, questa gratitudine in mezzo a questa natura a farmi proprio immergere in questa sensazione forte, cioè che c'era una strada ed era una strada che era già scritta nelle mie mani, solo che tutti noi passiamo molto tempo della nostra vita senza accorgercene o senza accettarla, senza capire che c'è veramente già scritto qualcosa dentro di noi e che questa è una forza straordinaria che ci è stata donata, solo che poi noi facciamo a pugni con un sacco di cose ed è un po' quello che racconto anche nella canzone. E per tanti anni, penso alla mia adolescenza o anche comunque negli anni successivi, cioè capivo sempre che la musica sarebbe stata una strada di liberazione, di libertà per me, però volevo sempre anche rientrare all'interno di certi cliché, perché quasi mi spaventava la libertà che poteva darmi il credere profondamente invece in una strada differente, che dentro di me in qualche modo io già sentivo e poi grazie all'incontro con il Signore ho trovato la forza e il coraggio per crederci. Ed è questa poi la forza che c'è in questa canzone, quindi anche poi la scelta compositiva di renderla probabilmente la canzone più folk e con più caratteristiche che prendono spunto anche da generi che solitamente non suoniamo, è proprio per questo, perché vuole essere una canzone quasi senza tempo. E anche la scelta di avere questo tema che ricorre con uno strumento medievale come la ghironda è stato frutto di una ricerca, cioè dentro di me, proprio quando ho cominciato a immaginarmi una batteria in un certo modo con i fusti, i timpani che suonavano quasi questa marcia, ma è una marcia che poi rappresenta la nostra vita. Ecco, lì allora immaginavo anche dei suoni che non dovevano essere per forza collegati alla modernità. Chiaro che poi diventa una canzone rock, però c'è questa maturità che vuole essere radicata nell'esperienza della nostra spiritualità, che è senza tempo, che non è solamente qui oggi nel 2017, ma la nostra anima è veramente senza tempo e le nostre radici sono nell'eternità, e quindi questa canzone vuole in qualche modo avere proprio questa libertà, questa forza, e penso abbia un'energia immensa e potentissima.